Salve, benvenuti o bentornati, io sono Salvo e oggi parliamo di Sonoff. Questi sono due prodotti della Sonoff, ma ce ne sono anche altri, tipo questo qui e tipo anche questo, ma di questi ne parliamo un'altra volta in un altro video. Oggi parliamo solamente di questo lo vediamo solamente così e questo anche sarà qualcosa di un altro video ancora. Poi vediamo, può essere che anche lo installiamo e vediamo che cos'è. Ok ragazzi, a questo punto vi chiedo di lasciare un like verso sopra in fiducia, iscrivetevi qua sotto al mio canale Telegram Discussioni, attivate tutte le campanelle, sono anche su Instagram e su Facebook ragazzi. Che dirvi? Sigla! Allora ragazzi, andiamo ora a scoprire, andiamo anche a specchiettare questo qui, che praticamente, scusate, metto gli occhiali, è un Sonoff Meter Zigbee Bridge Ultra. Sensore temperatura, sensore, possiamo collegare sensore temperatura, sensore door, porte Windows, sensore infrarossi, vabbè, tutti i tipi di sensori che sono questi qua del Zigbee della Sonoff, ma ovviamente siccome è Matter possiamo inserire anche dei sensori di altre case che non siano Sonoff. Serviva, non serviva? A me mi serve perché praticamente io uso tutto Everlink e praticamente mi serve perché così posso incrementare altre apparecchiature che non sono della Everlink, ma tipo che so, Zemi Smart Tuya, tutto quello che è Smart Life o qualsiasi altra cosa che si possa collegare, anche Philips Hue, tutto quello che si può collegare su un dispositivo Matter. Quindi avrò un'app sola e funzionerà perfettamente. Allora, abbiamo modello Zigbee U, rating 5 volts 1 ampere, power supply interfaccia type C, quindi è un USB-C, network c'è anche un RJ45 da 10/100 Mbps, colore bianco. Ora lo andiamo a vedere e vediamo cosa c'è all'interno della scatola. Qualche cosa c'è scritto, push notifiche, vabbè, poi ci sono tutte le altre cose che abbiamo già detto, manager viene ripetuto un bel po' di volte. Allora, all'interno abbiamo questo, è il lab, poi c'è una scatolina con un cavetto USB e un cavo di rete. All'interno ancora abbiamo il manualetto e poi non c'è più niente, possiamo anche chiudere questo. Scusate se sentite un ventilatore, ma è qua dentro, si sta morendo del caldo, infatti ho cambiato anche posizione, sono in cucina in questo momento perché non si può fare nessun unboxing e nessuna prova senza un ventilatore in questo periodo. Allora, andiamo a vedere Sonoff, questo è il lab, abbiamo un pulsantino qui, una porta RJ45, si lava il tappino, una porta USB per l'alimentazione, questi sono dei gommini per non fare scivolare il tutto e poi abbiamo qui una spia. Ora lo andiamo anche a collegare e vediamo cosa c'è, come funziona. Allora, questo può funzionare sia con il cavo RJ45 che sia wifi. Io vi consiglio di farlo funzionare con il cavo RJ45 perché in pratica è potentissimo e va velocissimo e non perdete niente. Ora vediamo, andiamo a vedere le prove, vediamo se si collega senza cavo oppure ci vuole il cavo. Io ancora non ho provato niente ragazzi, è la prima volta che lo provo,
e quindi ora lo andiamo a testare. Ok, mi preparo e ci vediamo tra qualche istante. Allora, ragazzi, dobbiamo andare a alimentare con il cavetto. Io già ce l'ho pronto qui, ce l'ho pronto con una batteria per ora perché non ho alimentazione qua vicino. Vado a collegare il nostro dispositivo. Il dispositivo si accende il LEDino blu e andiamo a fare questa installazione. Teoricamente, una volta che ecco qua che sta lampeggiando verde blu, se io faccio aggiungi dispositivo, ecco, già mi dice dove sono inserito, dove sono posizionato. Andiamo a metterlo qua. E per ora lo inseriamo qua sulla mia wifi. Parla anche questo coso. Sì, c'è un display qua, c'è un piccolo altoparlantino. Facciamo una cosa, torniamo indietro. Ok, andiamo a fare così. Forse c'è anche la scansione. Vedevo la scansione del QR code. Andiamo a scansionare il QR code che c'è qua sotto. Ecco, già l'ha trovato, guardate. Sono Zigbee a device. Andiamo avanti. Ci dice di connettere via sia il cavo USB che il cavo network. Ma io in questo caso il network non lo voglio collegare perché non ce l'ho qua vicino. Vediamo che succede. Dice di premere il tasto 3 secondi. Ok, andiamo avanti, dovrebbe lampeggiare verde, sì, ci siamo. Yes, consenti. Sta cercando. Ci dice di inserire la password, mettiamo una password, la mia password, passiamo avanti. Ok, l'ha trovato anche senza cavo RJ45, quindi lo chiamiamo Zigbee. La stanza possiamo cambiarla, la lascio qua, la lasciamo su stanza YouTube, confermiamo. Ok, e a questo punto abbiamo, infatti se ci fate caso, abbiamo il simboletto di Matter qua sul nostro simboletto Matter prova ora. Con Matter puoi aggiungere ZigBee U e su altri dispositivi, collegarlo ancora, vedere cosa succede. No, niente, sono sotto dispositivi, ora devo andare a mettere altri sotto dispositivi. Comunque, già è stato installato. Ora, ragazzi, per la felicità di qualcuno, andiamo a installare questo qui, ma poi casomai ne parleremo più nel dettaglio di questa apparecchiatura. Facciamo un unboxing veloce veloce, così magari vi può interessare a qualcuno. I link ve li lascio tutti su qua sotto. Ok, questo è l'unboxing. Che cos'è? Che cos'è? Questo è un sensore di acqua, praticamente rileva l'acqua. Questo è tutto il dispositivo. Questo però lo mettiamolo qui, questo lo mettiamo qua dentro e viene fornito con questo e quello che ho capito io. Questo qui praticamente serve per aggiungere altri dispositivi di rilevamento acqua, e tutto quello che fa praticamente è questo cavetto qui che viene collegato ad altri dispositivi sempre uguali, e praticamente poi possiamo fare una catena di questi dispositivi. Il problema è che questi sono i contatti dell'acqua. Che cosa succede? Che una volta che noi andiamo a collegare questo così, il sistema di rilevamento sarà questo cavetto qui. Praticamente, se non ho capito male, poi può essere che ho sbagliato, casomai correggetemi voi stessi qua sotto nella descrizione. Quando si bagna, ci manda un segnale. Praticamente possiamo avere un feedback su come funziona. Allora, come funziona questo? Invece si apre e qua ci dice che chiuso da questa parte e open da quest'altra parte, perché all'interno questo
è a vite e c'ha una batteria all'interno che praticamente è una CR2477, praticamente dovrebbe durare intorno ai 5 anni. Andiamo a staccare e abbiamo già il LED che lampeggia. Andiamo a vedere il nostro smartphone. Ok, a questo punto abbiamo il nostro smartphone che è già in operazione e andiamo a fare aggiungi dispositivo, quindi un sottodispositivo. In pratica dovremmo andare a schiacciare qua sotto, c'è un tastino, lo schiacciamo, vediamo. Dovrebbe essere 5 secondi. Ok. E lui va a fare la scansione del dispositivo, ma c'è anche il QR code, quindi possiamo fare anche la scansione col QR code. Ora vediamo, facciamo una cosa, usciamo un attimo. Ok, usciamo e andiamo ad aggiungere. No, lo fa lo stesso, non ci rifà scansionare. Ah, però l'ha trovato subito, un dispositivo trovato, prossimo. Ok, già ci ha trovato il dispositivo del sensore acqua. Io ora in questo caso non ho acqua, ma ce la possiamo procurare in 2 secondi e vediamo se funziona. Praticamente questo dispositivo chiuso tutto così, in questo caso che è il P67, non dovrebbe entrare nemmeno un filo d'acqua. Quindi mi preparo con qualche cosa e vediamo se effettivamente questo dispositivo funziona oppure no e che cosa succede. Prendo l'acqua. Allora, ho preso il dispositivo, ho preso un po' un qualche cosa con un po' di acqua, andiamolo a buttare qua dentro, vediamo che cosa succede. Praticamente deve stare con questi sott'acqua, quindi ci mettiamo qua e infatti il dispositivo già ci sta dicendo che c'è acqua, quindi questo dispositivo qua, se io ora lo alzo, e infatti già si è asciugato. Vedi che è fatto apposta che quando l'acqua finisce e non fa più contatto, e la plastica è fatta apposta per fare scivolare l'acqua in questa maniera. Ottima questa cosa, mi piace. Quindi lo buttiamo qua dentro e andiamo a vedere le impostazioni di questo dispositivo qua. Comunque di funzione, leviamo l'acqua perché se arriva qua qualche cosa bagniamo il mezzo mondo. Andiamo a vedere nei 3 puntini che cosa c'ha. Allora, il nome del dispositivo l'abbiamo chiamato SNZB05P, è quello suo, l'ultima versione è questa qui di firmware. Possiamo farlo funzionare ovviamente con Alexa, Google Home, Alice, SmartThings, IFTTT. Ovviamente qua ci dice a pagamento. Assegna posizione, condividiamo, possiamo condividere il nostro dispositivo. Scena intelligente, quindi possiamo andare a fare delle scene intelligenti. Poi possiamo fare delle notifiche, le notifiche pushing. E continuiamo a vedere. Produttore Sonoff, modello. E questo qua è il modello, l'ID è il MAC address, nome firmware, e si può eliminare. E ovviamente abbiamo solamente queste cose qua. Andiamo a vedere che cosa c'è invece nei 3 puntini del lab. Nome, versione, manuale utente, assegna posizione, condividi, scene, matter. Quindi qua ci va a dire quali sono i dispositivi Matter, che in questo caso questo non è un dispositivo Matter, infatti non altri dispositivi, questo Matter ci dice che è 0, e invece questo qua è un altro dispositivo che non è Matter ma è Zigbee. Avviso di offline, quindi possiamo mettere l'avviso di offline, impostazione del wifi. Possiamo impostare altre zone di wifi, modalità sicura. Ovviamente ragazzi, Zigbee si fa una rete tutta loro, tranne questi qua con le batterie che non fanno da ponte.
Registrazione di sicurezza, funzione sperimentale, ah, eccolo qua, praticamente questa qui, la funzione sperimentale, massimizza al massimo il nostro protocollo Zigbee e riusciamo a trasmettere di più con il segnale. E quindi si abbina sia al modello NSN Panel che quello Pro, che anche negli altri hub che abbiamo a casa. Quindi se noi attiviamo questo, che succede? Ok, lui in questo caso si sta potenziando. Beh, però la stacchiamo, perché tanto io questo lo smonterò, lo porterò in villetta, perché voglio fare una rete tutta Zigbee, anche perché vi ho fatto vedere una cosa che poi per ora non c'è nemmeno sul catalogo, poi la vedremo insieme. Ok, andiamo, modello attivo in modalità accoppiamento. Niente, non c'è più niente, questo qui è tutto quello che possiamo andare a fare. Ovviamente possiamo mettere, abbiamo una sorta di intelligenza, sicurezza intelligente, praticamente possiamo mettere in modalità annulla, questa è la modalità dentro casa, modalità fuori casa, modalità notte, quindi si può fare anche un sistema di allarme, ma già si poteva fare anche col sonoff panel e con gli altri hub. Niente ragazzi, a questo punto spero di essere stato utile per questo Zigbee, per questo hub. Se vi interessa, vi lascio il link qua sotto in descrizione e potete andare a acquistare. Mi sembra che forse già sono anche su Amazon, non lo so, casomai vi lascio anche il link su Amazon, oppure in tutti i casi sul catalogo Itiad. Ok ragazzi, io ringrazio Assonoff che ci ha mandato questi prodotti. Non mancate per gli altri prodotti, perché ora sto testando un altro prodottino veramente veramente bello. E che dirvi? Ragazzi, grazie di essere stati qua, grazie di aver visto questo video. Se sono stato utile, lasciate un like verso sopra, iscrivetevi qua sotto al mio canale Telegram Discussioni, attivate tutte le campanelle. E ragazzi, e ora ho un prossimo video. Ciao e grazie.